Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: Mario Balotelli non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, visto che stiamo parlando di uno dei centravanti che ha giocato in squadre molto importanti nella sua carriera calcistica. Sapete, però, a quanto ammonta il suo stipendio? In tanti sperano in un suo possibile ritorno in Italia. Lui non lo esclude, anche se ha ammesso che per il momento questa soluzione appare molto difficile. Per il momento sta bene in Turchia e si diverte con l'Adana Demirspor, squadra allenata da un altro nostro connazionale, Vincenzo Montella. Questo è il secondo anno, per il classe 90, che vive nel paese europeo dove si sta togliendo la soddisfazione di continuare a fare quello che più gli piace, ovvero i gol. Cresciuto nelle giovanili della Lumezzane, viene osservato dai dirigenti dell'Inter che non perdono un solo minuto in più e lo convincono a sposare la causa nerazzurra. L'esordio in prima squadra grazie a Roberto Mancini che crede molto nelle sue potenzialità. Poi il passaggio al Manchester City, voluto fortemente dall'attuale tecnico della nazionale italiana, prima del ritorno in Italia con la maglia del Milan. Il richiamo della Premier League, però, è troppo forte, quindi accetta il trasferimento al Liverpool, ma con i Red Devils. Ritorna in Serie A, sempre con i rossoneri, ma le sue prestazioni sono completamente da dimenticare. Riparte dalla Francia dove ritrova continuità e voglia di giocare con il Nizza. Lo farà per 3 anni, prima del trasferimento, sempre in Ligue 1, all'Olympique Marsiglia. Poi il terzo ritorno in Italia per realizzare uno dei suoi sogni, giocare nella sua Brescia. Anche se i rapporti con il presidente Cellino non sono dei migliori ed il tutto finisce con la rescissione del contratto. A gennaio del 2021 la chiamata da parte di Berlusconi e soprattutto di Galliani per sposare il progetto Monza. Con i Brianzoli fa bene, ma non riesce a centrare l'obiettivo della promozione. Nello stesso anno, nel mese estivo, accetta proprio l'offerta dell'Andano che gli promette un ruolo da protagonista. Senza dimenticare, però, che ha fatto parte anche della nazionale italiana dove ha sfiorato la vittoria dell'Europeo nel 2012. Vi siete mai chiesti, però, quanto guadagna attualmente il centravanti? I numeri sono assolutamente da capogiro. Balotelli, quanto guadagna in Turchia? Cifre importanti. Secondo quanto riporta il sito Transfermarkt, il suo valore di mercato non supera i 3 milioni di euro. Basti pensare che, fino allo scorso anno, era quasi 7 volte tanto. Con il trasferimento nel campionato turco, l'attaccante è diventato uno dei calciatori della storia del torneo. Quanto percepisce? Ben 5 milioni di euro a stagione. Decisamente molto di più di quello che percepiva all'Inter, Manchester City, Milan, Marsiglia, Brescia e Monza. Il suo record è a Liverpool dove ha incassato 6 milioni in un anno, poi al Nizza 5,5 milioni, per 3. Nel corso della sua carriera, invece, escludendo gli sponsor ha guadagnato la bellezza di 55 milioni di euro. Numeri da capogiro. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.